Stavolta, amici, guardate chi abbiamo qui nel salotto del Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo, due super personaggi della Vela Triestina ma anche mondiale. Alberto Leghista, tra l'altro, è il direttore del Marina di Porto Piccolo, quindi sei il padrone di casa, ospiti questa prima edizione della Barcolana Maxi intitolata come title sponsor proprio a Porto Piccolo, un posto incantevole, devo dire che io ammetto la mia ignoranza, era la prima, sono venuto per la prima volta a Porto Piccolo, incredibile ma vero, e mi è piaciuto moltissimo. Sei anche lo skipper di Anywave Safilence in regata, e dopo parliamo anche di questo. Con te in barca c'è un certo signore qua sconosciuto, ve lo presento per la prima volta, un giovane che si farà e si chiama Mauro Pelaschi, che ci avete anche i tifosi, senti, sì, che fanno forza Anywave. Allora cominciamo da lui, perché essendo giovani, certo, insomma, certo, si devono un po' sciogliere. La regata di oggi, perché noi abbiamo fatto la telecronaca, ha detto delle cose interessanti, certo, molto davanti, i primi tre che erano quelli osservati speciali. Per voi cosa ha detto, per voi di Anywave, con i vostri avversari diretti? Beh, diciamo che il tutto dipende dalle partenze in un percorso così dritto, no? Cioè, in pratica abbiamo raggiunto la boa al vento senza bordeggiare, quindi bisognava partire correttamente per poter gestire poi la regata. Noi purtroppo abbiamo avuto una barca che ci ha compromesso la partenza e di conseguenza abbiamo faticato a riprendere e abbiamo fatto tutto di rincorsa, ma insomma non è andata bene. Ecco, mi sembra che avete virato, siete tra le uniche due barche che hanno scelto, hanno fatto uno stocchetto muro a sinistra. Sì, abbiamo dovuto farlo perché eravamo, certo, sotto vento a parecchie barche, quindi abbiamo dovuto liberarci e quindi avere il vento più preciso, insomma. È andata così, ma certo, però, cioè, certo, vedi, io oggi stamattina, anzi, ho lottato per fare la regata a tutti i costi. Bravo. perché per noi è un'indicazione, comunque è un, abbiamo dei dati oggi, questa sera noi abbiamo dei dati che noi analizzeremo, abbiamo già in parte, e in modo tale da migliorare le nostre prestazioni domani, già da domani, e soprattutto per la Barcolana, quindi è una regata per noi molto importante. E domani sul percorso addirittura della Barcolana. Il, diciamo, Anywave, ricordiamo, è anche molto cambiata, ha un albero nuovo, più alto, vele nuove, ovviamente, insomma, è stato fatto tanto lavoro, quindi era giusto avere queste informazioni. Ti chiedo, per quello che hai potuto vedere, che impressione ti hanno fatto i tre big, diciamo, no? Arca, Deep Blue e Porto Piccolo? Considerando che qui regatiamo in compenso, la classifica ovviamente è determinata da quello, in reale non c'è niente da fare, Arca è più veloce, nonostante Blue Deep sia partito molto meglio ed era in testa per la prima parte della regata, poi la velocità espressa da Arca è molto superiore, quindi ha vinto in reale, in compensato credo non abbia vinto, quindi anzi credo, cioè, abbia vinto... Ancora le classifiche in compensazione? Non le ho ancora viste. Non ce l'abbiamo ancora. No, lo so io. Cioè, ha vinto Deep Blue. Deep Blue ha vinto in compensazione. È arrivato 4 minuti dopo sulla linea. Io ho calcolato così un po' a occhio: 4 minuti. Evidentemente sul percorso ci voleva di più, gli doveva dare di più per battere in tempo compensato. Va bene, allora abbiamo detto Porto Piccolo, Alberto. La storia di tua per venire qua in questo borgo così bello, e che cosa rappresenta per voi avere i maxi di Barcolana Maxi Trofeo Porto Piccolo? Beh, per me essere qui a Porto Piccolo naturalmente è una cosa fantastica, perché io abito a Sistiana, quindi vengo qui a piedi e ritorno a casa a piedi. Questo posto era una cava e venivo a fare il bagno qui da piccolino, e quindi ho tutti i ricordi e ne ho sentite anche tanti di questi progetti che dovevano essere realizzati, e finalmente qualcuno ce l'ha fatta e siamo in questo posto bellissimo. Sono contento che sei venuto, che ti piaccia, perché ci sono pareri contrastanti, però il borgo in questo modo è da solo è l'effetto wow. Ospitare qui delle imbarcazioni maxi è un altro goal, perché come tu sai, assieme a Mauro abbiamo recatato per anni con i maxi, sempre o molto spesso in Tirreno, e siamo sempre detti: ma chissà se prima o poi riusciremo a fare qualcosa dalle nostre parti, attrarre l'interesse. Questi americani che sono venuti con Deep Blue si onorano di far parte di questa regata, che leva ancora di più, ma ne abbiamo visti quasi 15 barche fuori, che è un bellissimo risultato per una prima edizione. Senti, la stessa domanda che ho fatto a lui: quello che si è visto oggi da questa regata, finalmente faccia a faccia i 15 maxi, oggi eravate 12 in acqua, ma insomma i tre super favoriti per la Barcolana, ma anche voi e gli altri, la barca nuova, i dati come dice lui, la tua impressione?
Allora, la mia impressione... Come torni a terra, insomma? No, torno a terra oggi triste perché di fatto non, la partenza non è stata cristallina come doveva, questa imbarcazione che si è proposta sul posto, sì, insomma davanti a noi, ma è, di fatto è un errore nostro di approccio alla partenza, pertanto quello ci ha condizionato molto la regata, abbiamo dovuto fare due volte il bordeggio e naturalmente abbiamo reso più facile la vita a quelli più avanti a noi. E quello che ho visto davanti è che sicuramente in queste condizioni di vento leggero, come spesso capita, chi prende il refoletto prima riesce a guadagnare qualcosina, per cui bella regata di DP Blue, Furio lo sappiamo è bravissimo e forse non è riuscito a esprimere tutta la sua velocità quest'oggi perché appunto DP Blue è riuscito a stargli molto attaccato, pertanto queste sono le condizioni. Ho visto forse Prosecco Doc Portopiccolo leggermente meno brillante di come mi aspettavo con queste condizioni, però sono lì, le tre barche sono quelle, insomma. Sono quelle. Senti, Anywave Safilence ha un programma importante, si parla di una prossima stagione 2023 molto ricca, vogliamo dare qualche anticipazione visto che già prima con anche Francesca Klapcic e Furio Benussi ha parlato di Fastnet addirittura, quindi insomma il futuro immediato, il 2023 di Anywave Safilence. Allora, in realtà abbiamo due grandi progetti da decidere su quale svilupparsi. Abbiamo la stagione che vorremmo portare a termine in Tirreno. Ti ricordo che nel 2020, prima del disalbero in Barcolana, siamo riusciti a vincere la Giraglia e quindi abbiamo il cuore lì per tornare a competere lì. Ma insomma, tutte le grandi classiche, la Tregolfi, la 151, la Giraglia. Ti dirò che stiamo anche cercando di capire se in Adriatico si può fare un circuito maxi e lo stiamo sondando in queste occasioni perché abbiamo un Montenegro che ci farebbero i ponti d'oro per arrivare e abbiamo delle bellissime isole in Croazia, Portopiccolo e questo con la veste da direttore del Marina avrebbe molto interesse che ci sia una migrazione di alcuni maxi da questa parte, però c'è ancora da lavorare. Un lavoro in corso, work in progress. Sempre, non bisogna mai fermarsi un attimo, lui sono 70 anni che fa work in progress questo ragazzo. E non ho finito. Mauro, e non hai finito, assolutamente, ma ben lungi dal finire, e quello che ti chiedo è proprio questo, un'altra barcolana, e contate quante ne hai fatte, no? Non le contiamo, è possibile contarle, un'altra barcolana, lo spirito però è sempre lo stesso. Sì. Allora, il mio spirito sì. Esattamente è quello di gioire di una giornata meravigliosa di mare insieme a 10-20 mila velisti che tagliano la linea tutti insieme, la linea di partenza, e godono di quello che sarà, vento o non vento, chi se ne frega, cioè siamo qua tutti quanti e godiamo di questo momento. E io la vedo questa per me è la barcolana, è una festa, e noi tra l'altro siamo di casa e quindi come diceva prima Alberto, spesso regatiamo ovunque ma non tanto qui a casa, ecco che finalmente abbiamo qualcosa di così importante da poter anche in qualche modo raccontare a tutti gli altri. Infatti stranamente piano piano la barcolana è diventata anche tecnicamente molto più ambita, sì. E le barche che la vogliono vincere sono sempre di più, quindi c'è stato un progresso meraviglioso, e questa di Portopiccolo ovviamente è solo l'inizio di un grande cambiamento, anche perché sai, noi siamo qua e abbiamo tutte le isole meravigliose dell'arcipelago croato molto vicino, questo è un punto di partenza molto bello, abbiamo un aeroporto vicinissimo, abbiamo la ferrovia, abbiamo l'autostrada, abbiamo tutto quello che vuole, un armatore per organizzare una crociera come si deve, oltre alle regate ovviamente, sì. Quindi ci sono le regate da una parte a fine stagione, ma prima c'è una crociera da godere di uno dei posti più belli del mondo. Vi dico che è bellissimo, concludiamola così, lui rideva sotto i baffi la barba quando ha detto godere una giornata bella di vela con altri 20.000 velisti, proprio rideva dentro perché è lo spirito vero della barcolana. Quindi grazie Mauro Pelaschier, grazie Alberto Leghissa, grazie a Portopiccolo, Barcolana Maxi, Trofeo Portopiccolo, state con noi, continuiamo, non smettiamo più.